Bella raga, bentornati sul canale. Oggi siamo qua con un nuovo video, un video diverso dal solito, un video informazioni, un video news, dove vi dirò alcune informazioni che sono state appena rilasciate su Ark Survival Evolved, che è uno dei miei giochi preferiti. E praticamente Studio Wildcard, che sarebbero gli sviluppatori di Ark, hanno preso l'iniziativa di selezionare e pagare mensilmente 15 modders che lavoreranno ai nuovi DLC e contenuti del gioco stesso. Visto che le mod sul PC hanno dato grande longevità e varietà al gioco, ogni mese selezioneranno questi modders e verranno pagati con ben $4,000. $4,000, no, non 2 euro, non 2 spicci, No, 70 centesimi, $4,000 per sviluppare e finanziare nuovi contenuti, con la possibilità di essere rilasciati e implementati nella versione ufficiale del gioco, che uscirà tipo tra un pochetto. Non hanno detto un granché perché l'iniziativa verrà svelata completamente nel fine settimana, ma sappiamo che ogni mese il lavoro dei modders verrà valutato e si deciderà se potranno continuare a lavorare insieme a loro oppure verranno sostituiti con altri modders, praticamente. I modders brutti li scartiamo, quelli belli se li piamo, perché secondo me è giusto così. Quindi, i contenuti realizzati saranno implementati nel gioco, sia su PC che su console. E in base al successo di questa iniziativa, il numero di modder coinvolti potrebbe anche crescere. In questo modo, Studio Wildcard spera di dare a queste persone una spinta in più nella realizzazione di nuovi contenuti, dato che spesso sono semplici appassionati con poco tempo a disposizione. Comunque, ora vi lascio al video dove vedrete le prime mod selezionate che potrebbero essere implementate nel gioco. Dico potrebbero perché non sono veggente, quindi ancora non lo so, ma comunque queste qua sono sicuramente delle mod che possono essere implementate per prime nel gioco. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!